Ciao a tutti makers e bentornati anche questo sabato qui nel mio garage. Esatto, perché ogni sabato all'interno del mio canale troverete un video inerente al fai da te. Quindi se non ti sei ancora iscritto ti invito ad iscriverti al canale in modo da ritrovarti il video del sabato quando apri la pagina di YouTube. Se hai comunque paura di perderti il video ti consiglio di attivare le notifiche, c'è una campanellina a fianco al nome del canale. Nel video di oggi grande novità, tadan, ho la maglia dei makers, sì! Parteciperò comunque anch'io alla campagna per le t-shirt perché questa ormai non profuma più di nuovo. Ad ogni modo, se volete partecipare anche voi e avere la vostra t-shirt maker, vi consiglio di andare al link che trovate qui in alto o sotto nella descrizione. Mancano ancora pochi giorni, se non si arriva al traguardo verranno restituiti i soldi ai partecipanti e gli unici ad avere la possibilità di avere la t-shirt maker a un prezzo scontato saranno i maker presenti nel Patreon Wall. Ah, il progetto di oggi è qualcosa di molto particolare. Per me è stato anche un po' un esperimento, quindi voglio i vostri consigli per perfezionare il risultato finale sotto nei commenti. Buona visione! Bene, ho fatto questa piccola sagoma, ora vado a incollare ogni strato e poi vado a pressarlo attorno alla sagoma sperando che mi mantenga la forma. Ma visto che ho già fatto un prototipo, so già che funziona. Stringere la sagoma perché non ricevo poi tutta sta posta, di conseguenza per ottimizzare anche il materiale che comunque è poco faccio la curvatura più stretta, speriamo tenga. È pressato bene, ma ha una parte della curva che non mi piace come è stata pressata, infatti non sembra tenga i pezzi come dovrebbe. Di conseguenza smollo tutto e cerco di mettere meglio i morsetti. Bene, l'ho lasciato ad asciugare tutta la notte, ora vediamo se è venuto bene. Sono anche curioso di sapere se la Vinavil, la colla, ha attaccato sul tessuto e quindi mi può creare dei fastidi. Teoricamente non dovrebbe, però
a me serviva il tessuto per aiutare ad arrotondare la parte della curva. Sì, il tessuto si stacca. Ora vediamo se viene via anche la sagoma. Bene, io non ho saputo aspettare ed ho già tolto il tessuto con i morsetti. Ecco qui la struttura, abbastanza solida. Devo dire che il campione che avevo realizzato è più solido e me ne accorgo ora della differenza. Non sono stato attento al senso della vena. Il risultato qui è bello resistente, qui è leggermente flessibile, ma di poco comunque. Ora vado a rifilare tutti i contorni in modo da definirne per bene la forma. E poi posso già verniciarlo. Prima però voglio aggiungere un nuovo maker al Patreon Wall, e cioè Ciro Esposito. Ecco aggiunto anche Ciro, ma non fatevi ingannare se vedete il Patreon Wall pieno, perché potete entrare a far parte del Patreon Wall anche voi. Perché? Ve lo spiego subito. Come ben sapete, i video usciranno ogni sabato e sono e saranno sempre gratuiti. Ma se vi sono stati utili e volete contribuire per portare altri contenuti interessanti nel canale, fate come questi altri maker ed entrate anche voi nel Patreon Wall. Avrete così diritto a delle ricompense e potrete vedere tutti i contenuti speciali che dedico soltanto ai Patreon. Senza parlare poi degli sconti, ora sto anche iniziando a creare un gruppo Facebook dedicato esclusivamente ai Patreon, dove verranno inseriti argomenti inerenti al fai da te, come lavorazioni particolari, lavorazioni a CNC, a laser e quant'altro, tutto all'interno di questo gruppo. Quindi se volete far parte anche voi di questa bellissima squadra, trovate il link in descrizione o in alto nella scheda. Ma adesso andiamo avanti con il progetto.
Bene makers, se anche questo video vi è piaciuto, smartellate il pollice in su, lentamente. Vi ricordo ancora una volta che mancano ancora pochi giorni per partecipare alla raccolta fondi per le t-shirt. Trovate il link qui in alto a sinistra, nelle schede, oppure sotto in descrizione. Quindi, se volete la vostra t-shirt, affrettatevi. Il maker di questo video non poteva che essere Nicola, che mi ha inviato la foto del suo portalettere in stile shabby chic. Ha dipinto questo portalettere con la tecnica shabby chic che avevo spiegato in un mio vecchio video. Chi se lo ricorda? Andate a vedere se vi ricordate qual era. E se non l'avete visto, lo trovate qui in alto. Ringrazio ancora una volta i Patreon presenti nel Patreon Wall, dai che siamo quasi a 30. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo, perché, come ogni sabato, c'è il video di Matley. Ciao makers!